ragazzi, buongiorno! Allora andiamo a scoprire con la varie pennelli e vediamo quanti tipi di sapone possiamo utilizzare a seconda del pennello più delicato o meno delicato. Andiamo a vedere quale saponette possiamo trovare in commercio per pulire i pennelli più delicati come i peli di martora per l'acquarello o quelli sintetici e non un po' più resistenti nel tempo, quindi possiamo usare saponi anche un po' più banali, insomma. Andiamo a vedere nella cassetta dei segreti cosa c'è. Come ad esempio il sapone di Marsiglia grezzo, un bel pezzettone. In realtà ne avevo anche altri ancora più grossi, ma man mano li utilizzo. Sapone di Marsiglia, ad esempio questo è con latte d'asino. Questi sono vegetali. Quando abbiamo sapone di Marsiglia, l'olio d'olivo oppure vegetali, possiamo trovare del colorito verde, quindi sono molto delicati. Allo zolfo, ancora sapone di Marsiglia grezzo, puro, molto puro, ideale per pulire i pennelli perché è delicato ma allo stesso tempo sgrassa molto bene. Questo invece The Masters and Sabon è fatto apposta proprio per i pennelli delicati come l'acquarello, e questa è la confezione che possiamo trovare anche online in vendita, molto delicato. Questo è verde, come vedete ha una colorazione verdina dentro perché è vegetale. Poi abbiamo ad esempio anche questo della Da Vinci, sapone vegetale molto delicato, in questo caso è bianco, bianco giallino. Allo stesso modo abbiamo ad esempio della The Masters, come questo in crema, è una pasta molto delicata, infatti come vedete c'è anche il simbolo dell'artista sopra. Ecco, qui è proprio un impasto, una pasta molto delicata. Poi abbiamo i classici, che quelli normali per le mani, che volendo potete anche usarli per pennelli diciamo un po' più economici, perché potrebbero avere anche del grasso in eccesso per i peli più delicati. E poi abbiamo il classico sole. Troviamo due pezzi di sapone nella confezione della sole. Attenzione, non prendete quelli gialli, ma prendete quelli bianchi, perché se avete un pennello sporco di giallo non potrete capire se lo state pulendo realmente o meno. Quindi, per gli oli vegetali, considerate che il sapone è verde, quindi sono delicati. Possiamo usarli per pennelli delicati come quelli per l'acquarello, mentre il sapone sole, che è un po' più grasso, pulisce e sgrassa molto bene velocemente i colori, dura anche molto perché è spesso, più o meno 1,80 li trovate in commercio, dipende insomma dal negozio, 1,40, 2 euro, e dura parecchio. E verso la fine diventa papposo, quindi in quel caso bisogna buttarlo. Per quanto riguarda invece la Marsiglia grezzi, sono molto duri, non sgrassano quanto quello da detersivo, ma sono più delicati, quindi sicuramente impiegate un po' più di tempo. Andiamo a vedere in dettaglio come pulire i pennelli bene fino alla fine, per evitare di rovinarli nel tempo, perché anche se rimane un po' il colore sporco di colore, nel tempo si può indurire ed è peccato. Andiamo a vedere. Allora, quali sono i passaggi per poter pulire un pennello o i pennelli dal delicato al pennello più economico? Prima di tutto dobbiamo pulire il pennello con un tovagliolino, quindi prendiamo i pennelli sporchi e cominciamo a togliere il grosso, quindi andiamo, in questo caso togliamo la parte più corposa, il medio, quello piccolino e il pennello più grande, andiamo a pulirlo e incominciamo innanzitutto a togliere il grosso, onde evitare di consumare da subito i prodotti come il sapone e gli unguenti. Allo stesso modo anche un pennello grande lo puliamo con una pezza, con un tovagliolino, per togliere il grosso, l'eccesso. Seconda fase, dobbiamo valutare prima quale diluente utilizzare. Sui pennelli economici, ad esempio, possiamo perfino utilizzare l'acquaragia industriale, quella da ferramenta, ma stiamo parlando di un'eccezione, giusto per risparmiare, come i pennelli del bianchino, quelli grezzi, e andremo a togliere immediatamente tanto colore. Non usate l'acetone, perché ho sentito molti che usano l'acetone, l'acquaragia, questa non dovete mai usarla per i pennelli buoni perché andremo a rovinarli subito.
è troppo aggressiva. Qui ho solo una piccolissima parte di alcuni delinquenti delicati e non. Ad esempio, partiamo dall'acquaragia, quindi quella più grezza. Poi abbiamo quella meno grezza, che è l'acquaragia in odore, in questo caso della Memeri. In odore perché? In odore perché ci consente di pulire i pennelli anche in casa. Chiaramente dobbiamo sempre aprire una finestra. In odore perché ha un odore un po' più gradevole di quello grezzo, anche se anche questo gli industriali fanno in odore e non. Ma vi sconsiglio di usare chiaramente questo buono in odore ben trattato per i pennelli un po' più scadenti o economici, quindi non lo sprechiamo. Poi abbiamo la trementina, subito dopo l'acquaragia viene la trementina come tipo di trattamento. Essenza di trementini, questa cosa è della Divolo. L'unica cosa che puzza un po' in casa, ha un odore più forte, è più raffinato rispetto all'acquaragia. Poi abbiamo perfino l'essenza di trementina rettificata. Poi abbiamo anche quella B rettificata, che io ce l'ho della Refranc, della Memeri e di altre marche. C'ho anche questa qui della Lucas, che ha un odore veramente gradevole e acquaragia B distillata, nonostante trementina. Ma le trementine in generale, anche se sono una purificazione dell'acquaragia, comunque ve le sconsiglio in casa, a meno che non state all'aperto, ma comunque di certo non fanno benissimo la salute se stiamo circondati giorno per giorno per giorno, perché la trementina ha un odore molto intenso. Mi conviene usare il diluente in odore, magari più grande la bottiglia più risparmiata. Non usate l'essenza di petrolio, come in questo caso quello della Lefranc. L'essenza di petrolio pure non è forte, ma non è sicuramente tanto delicata da utilizzare con i pennelli delicati. In questo caso ho un'altra essenza di petrolio della Divolo. Poi abbiamo diluenti specifici per la pulizia, perché chiaramente quelli che vi ho mostrato come diluenti in odore si possono usare anche per dipingere insieme all'olio. Oil Crane, prodotto che non ha avuto grande successo, ne hanno parlato male in tanti, nei forum eccetera eccetera, perché in pratica è un olio delicato, secondo la Memeri, detergente Craner Eco. Non ha avuto grande successo, non ha riscontrato grande successo, perché in effetti lascia i pennelli morbidi e unti anche dopo averli asciugati col tovagliolino e rimangono quasi gelatinosi, quindi non va bene per niente, perché magari ha all'interno di olio insieme a un diluente, ma la resa è veramente inefficace. Non usate ovviamente alcol rosso, spirito, non utilizzate questi che non servono a niente. Quindi non usiamo altre sostanze dannose che possono nuocere al pennello. Qui un detergente ecologico, in realtà non ricordo la marca, ma questo ad esempio in particolare è abbastanza gelatinoso. Ecologico vegetale, però non deve essere così gelatinoso. Diciamo che il top è questo qui della Eco Diluente Tintorsetto, cosiddetto Tintorsetto Lavatore, molto delicato ma efficacissimo, che sarebbe della Tintoretto. È sicuramente la migliore perché è assorbente vegetale, pulisce molto bene ed è molto liquido, quindi non essendo oleoso ci permette di lasciare i pennelli ben lisci anche dopo averli asciugati con il tovagliolino. Quindi prima possiamo usare o diluente in odore e o questo qui Tintorsetto per i colori, soprattutto per i pennelli più delicati. Basta intingerli in un contenitore, sciacquare i pennelli, vedete subito che si diluiscono. Per riservare il diluente, per evitare che si disperde e volatilizza nell'aria, possiamo coprirlo con un coperchio di legno o qualche altro materiale, oppure qualche contenitore di ferro. Non usiamo barattolini di plastica, perché comunque anche nella plastica entra l'ossigeno, e se mettiamo acquaraggia grezza può anche perfino sciogliersi il barattolo di plastica. Oppure, ottimo consiglio, i barattoli di vetro. Il vetro resiste, quindi chiudiamo il tappo e lo riserviamo nel tempo abbastanza largo. All'occorrenza immergiamo il pennello e poi lo chiudiamo per mantenerlo nel tempo. Quindi possiamo prendere due o tre barattoli, scrivendo uno detergente vegetale, uno diluente in odore e l'altro possiamo scrivere acquaraggia grezza per i pennelli un po' più economici. Io ad esempio uso anche barattoli, bottigliette simili per conservare meglio l'acquaraggio e il petrolio.
sono antiossidanti, hanno il tappino e verso all'occorrenza. Questo mi consente di riservare meglio l'acquaraggio, il petrolio, anche dalla luce e dall'atmosfera. Questo è il miglior metodo per conservare il prodotto. Andiamo a vedere nel dettaglio come il colore si espande e si toglie nell'acqua, nel medium, nel diluente. Allora, ad esempio, vediamo col diluente inodore della Mameri. Io l'ho messo in questo contenitore di plastica, in effetti non si è disciolta la plastica, diciamo che la plastica deve essere dura. Vediamo il risultato. L'odore è veramente gradevole. Andiamo a vedere, immergiamo prima i pennelli più piccoli magari, come questo, e vedete subito che si discioglie pulendolo ancora col togliolino. Se immergiamo quello grande possiamo vedere già subito come cambia, si discioglie. L'acquaragia è magica. Andiamo a pulire il tovagliolino e vediamo che anche sulla carta chiaramente rimangono i residui, gli aloni del blu, che poi andremo a pulire col sapone, andremo a togliere col sapone. Bene ragazzi, come avete visto, il diluente ha fatto sulla sua magia, il colore si espande e viene sottratto totalmente dai peli. Benissimo, prendiamo il sapone sole, che è più sgrassante, con un pennello grande già rovinato e aperto, quindi possiamo benissimo usare questo qui. Andiamo a fare questo tipo di lavoro e come vedete si sporca tutto di giallino, un grigio marrone. Andiamo a fare questo lavoro anche premendo, visto che questo è un pennello già rovinato. Facciamo anche di lato per le tracce che rimangono sul ferro. Non lasciate il sapone nell'acqua, altrimenti diventa tutto papposo già da subito. Con le mani unte di sapone, volendo potete usare anche i guanti lattici, soprattutto se i pennelli sono sporchi da acquaraggio. Andiamo e puliamo il grosso. Ripetiamo la stessa operazione almeno 2-3 volte. In base al pennello, alla quantità di colore sporco, possiamo arrivare fino a 5 passate, anche se a seconda del pennello, ma la procedura, la pulizia è la medesima. Guardate quanto sporco esce. Andiamo a pulirlo in modo che il pennello lo preserviamo nel tempo. In questo modo ci assicuriamo la durata nel tempo dei peli del pennello. Se invece abbiamo un pennello più piccolo, un po' più delicato, conviene usare il sapone di Marsiglia puro, più delicato, e andiamo a fare lo stesso gioco. Come vedete qui c'è un verde grigio. Premiamo anche con forza, ma senza rovinare totalmente i pennelli. Come vedete rimangono le tracce verdine e andiamo a pulire il pennello con le dita. Questo lavandino è sporco perché lo uso esclusivamente per i colori. Andiamo a pulirlo ancora. Guardate, ci sono ancora delle tracce di colore blu. Pulisco il pennello, il sapone, e mi pulisco ancora il pennello vedendo che il sapone, piuttosto che bianco, è ancora grigio. Mi raccomando la considerazione delle saponette. Meglio le saponette bianche o gialle chiare piuttosto che un sapone giallo di altri colori, perché se abbiamo a che fare con colori medesimi come un giallo o un verde non riusciamo a vedere se effettivamente il pennello lo stiamo pulendo. Facciamo una terza passata per assicurarci la perfetta pulizia. Ci sono solo dei lievissimi aloni, ma quasi nulla, quindi me lo pulisco, lo posso riporre per poi pulirlo, asciugarlo bene con un tovagliolino. Allo stesso modo pennelli piccolini, come vedete qui va via il colore, come vedete tutto il colore verde del pennello rimane posato sul sapone, ecco qui. Mi vado a pulire con le dita il pennellino piccolino e ripeto la stessa operazione un paio di volte almeno per i pennelli piccoli. Eppure vedete rimane ancora un po' di scuro, quindi se volete mantenerli ancora meglio almeno 3 passate anche su quelli piccoli e state più tranquilli. Tre passate bastano
perché questa era abbastanza sporca, altrimenti anche due. Una volta lavati i pennelli dobbiamo togliere l'eccesso di acqua, quindi andando a scrollarli sul lavandino, io lo faccio nel cestino e tolgo l'acqua in eccesso. Per quanto riguarda i pennelli più grandi come questi, possiamo usare prima una pezzolina, volendo anche sugli altri, quelli più piccoli. Andiamo a togliere l'eccesso di acqua. Io lavo tantissimi pennelli al giorno, quindi utilizzo prima una pezza per togliere il grosso e poi il tovagliolino, ma non è solo una questione di risparmio, ma è per velocizzare i tempi. Dopodiché andiamo a pulire i pennelli per bene in questa maniera, togliendo tutta l'acqua in eccesso, facendo attenzione che non ci siano residui di colore sulla carta, ed è per questo che vi sconsiglio di usare altri tipi di carta colorata, quindi conviene quella bianca per vedere effettivamente se i pennelli sono asciugati completamente. Se vediamo anche alone sul tovagliolino, abbiamo un pennello di qualità un po' più pregiata, andiamo a ripulirlo fino alla fine. A proposito, adesso vi do una chicca per conservare meglio i pennelli quando andate via, anche per 3 giorni o una settimana, per preservare un po' la loro durata. Andiamo a vedere. Olio d'oliva, potete provare anche le bustine. L'olio d'oliva è antiossidante, quindi per conservare il colore, se dovete andare in viaggio, non dovete fare altro che prendere i pennelli, anche se sono sporchi, ungerli con dell'olio, oppure immergerli in un contenitore anche di plastica, immergerli anche in un bicchiere, però possibilmente non li tenete in verticale perché possono piegarsi i pennelli nel tempo, quindi cercate di tenerli un po' inclinati e mettete l'olio d'oliva permette di non seccare, di non far seccare i colori. Se ad esempio mancano anche per un giorno o 2 giorni durante il weekend, per evitare l'essiccazione, l'olio permetterà di mantenerli morbidi. Quando torneremo li possiamo utilizzare nuovamente, ma prima conviene pulirli un pochino per togliere l'olio d'oliva con della carta o con il sapone, giusto perché per evitare che l'olio d'oliva va a contatto con i colori ad olio e quindi non permette di farli essiccare correttamente e velocemente. Quindi comunque andremo a togliere, una volta tornati, l'olio d'oliva dal pennello, onde evitare di far seccare il colore per tantissimo tempo, o addirittura il colore non si secca a contatto con l'olio d'oliva. Bene, detto questo, mi vado a fare 2 friselline con il pomodoro. Bene ragazzi, con questo è tutto, seguitemi, commentatevi per avere altre informazioni, buona giornata e mi raccomando, lavate bene i pennelli.